Ali, bentornati in questo nuovo video. Oggi ne volevo approfittare della luce che c'è dalla finestra perché sto girando alle 9:20, una delle pochissime volte che ho girato la mattina presto qui in casa. E quindi c'è questa bella luce naturale, i lavori di sottofondo come al solito ormai, ma non vi preoccupate perché manca poco al ritorno al The Beauty Office. E quindi ho pensato, perché non rovinare tutto il mio mood felice e leggiadro con una challenge di make-up? Ho visto da un canale francese, che vi lascio linkato giù nell'info box, questo video dove praticamente il proprio cellulare sceglie il proprio make-up. C'è questo sito che si chiama randomcolor.com, che praticamente va a generare tutti dei colori casualmente e sceglierà lui tutti i colori dei vari passaggi che dovrò fare. Potrebbe succedere qualsiasi cosa e io sono super aperta a scoprire come uscirò fuori alla fine di questo challenge. Prima di iniziare il video, mi raccomando, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e lasciate anche un like e correte anche a seguirmi su Instagram e TikTok, che trovate come sempre giù nell'info box. Ora che ho fatto questa mezza rima, let's begin. Io di solito inizio sempre dagli occhi, ma stavolta, dato che non so di che colore potrebbero venirmi le sopracciglia, direi di iniziare proprio da loro. Quindi vado a prendere il sito, clicco su Random Color. Molto bene, iniziamo bene, eh? Questo è il colore con cui dovrò andare a fare le mie sopracciglia. Beh, meno male che ho iniziato proprio dalle sopracciglia. Dopo un'attenta ricerca ho stabilito che la Multiplay di Pupa numero 80 è la matita più simile al colore che ha scelto il mio cellulare di farmi usare. E quindi andrò a farmi le sopracciglia con questo colore. Io non ho parole. Beh, diciamo che dalle sopracciglia non è che mi aspettavo la fortuna di trovare un marroncino, però iniziare subito con il celeste. Meno male mi sono messa anche la magliettina celeste. Sapete che c'era un periodo in cui mi facevo le sopracciglia colorate davvero? Mi ricordo che ogni tanto io glielo facevamo, ormai un sacco di anni fa. Comunque sì, questo è il mio sopracciglio numero uno. E andiamo a conquistare anche il numero due. Mamma mia, poi sono diversissimi. E con questo colore si nota ancora di più. Devo assolutamente ripassare il microblading, raga. Ok, sono andata addirittura a correggere leggermente la forma con un po' di correttore, cioè proprio per fare un lavoro impeccabile. E adesso possiamo passare al secondo colore. Come secondo step io andrei direttamente con la piega dell'occhio. Quindi andiamo a scoprire che colore devo andare a mettere nella piega dell'occhio. Ci siete? Pronti? Questo era il colore di prima. Ah, tutto blu oggi! Cioè, nemmeno a farlo apposta, blu scuro. Praticamente alla fine di questo video, se continuiamo così, sarò un puffo. Come blu scuro vado ad utilizzare New York, che è questo colore qui che tra l'altro ho progettato io insieme a CosmiFy per la palettina Iconic Match. È molto simile al blu che è uscito fuori dal generatore di colori. Quindi lo vado a mettere, se trovo un pennello occhi pulito, come al solito il mio problema di ogni video, vado a mettere nella piega. Ovviamente non so che cosa uscirà fuori da questo make-up, cioè per adesso io già non ho più parole. Io veramente non riesco a guardarmi con queste sopracciglia, vi giuro, è più forte di me, non ce la faccio proprio. Comunque ho messo il colore nella piega dell'occhio, come faccio di solito, e adesso lo dovrei andare a sfumare. Però invece che sfumarlo sempre con il blu, andiamoci a complicare un po' la vita. Vediamo con che colore devo sfumare nella piega il blu. Quindi generiamo un altro colore. Questo era il blu di prima. Viola. Tutto un po' monotematico, ma che è successo? Come viola vado a prendere questo qui e lo sfumo insieme al blu. Sapete cosa sto iniziando a sembrare? Tipo un unicorno malefico. Dirvi che è un abbinamento che non avrei mai fatto è poco. Io ero tutta emozionata di fare questa cosa del video con le luci naturali, ma qui a Roma non so perché il tempo crede che sia ottobre e quindi si sta già facendo buio nonostante siano tipo le 9:30 di mattina. Comunque io direi che per il momento ci siamo, vado ad aggiungere un po' di blu nell'angolo esterno e poi possiamo passare al colore da mettere nella palpebra. E io pensavo anche di fare addirittura, cioè come se questo non fosse già abbastanza,
una cat crease, quindi di dare anche una bella importanza al prossimo colore. Come minimo mi esce fuori nero e boh, non lo so, poi vado in bagno a piangere. Cioè, ma vi pensate se esce un colore così scuro, tipo per il blush o per l'illuminante? Non ci voglio nemmeno pensare. Cosa che non c'entra assolutamente niente con questa challenge, ma ve la volevo dire. Per fare l'effetto di occhio più rialzato, ultimamente sto tagliando con una salvietta la parte finale dell'ombretto. Gli do proprio un taglio netto. E poi una volta messo anche le ciglia finte, viene bellissimo l'effetto. Ci siete? Siete pronti? Arriva il momento di scegliere il colore. Scegliere, come se io avessi voce in capitolo. Di vedere quale sarà il colore della cat crease. Quindi, viola per la sfumatura, l'abbiamo usato. Cat crease? Ma che colore è? Non so se lo vedete, è tipo un grigiolino rosato. Bello, fantastico, non vedevo l'ora. Beh, sicuramente è un colore chiaro e quindi mi è andata meglio di quello che pensavo. Vado a fare la cat crease con il solito prodotto che uso per fare la cat crease, che a volte uso anche come primer, ossia il Liquid Cat Suite di Wet n Wild. Comunque tutti i prodotti che uso, come sempre, sono giù nell'info box. E una volta tagliata la piega, andiamo a vedere un po' se riesco a trovare un ombretto di quel colore. Mi sarebbe stata utilissima la nuova palette di Jeffree, la Cremated, per quel colore lì. Che poi... adesso che sto vedendo questo trucco prendere un po' più forma, magari se non ci fossero state le sopracciglia blu non sarebbe stato così male, no? Boh, fatemici credere, raga. Faccio troppo ridere. Non so come ho fatto, ma ho trovato un colore davvero simile. Ed è questo qui, si chiama Cashew Chew. Di questa palette qui di Too Faced. Cioè, non avevo perso la speranza perché non trovavo niente di simile. Provo a metterlo su tutta la palpebra. Spero si veda qualcosa. Cioè, vi giuro, messo sulla palpebra è identico. Perché è un bianco sporco malva. Comunque non è abbastanza pigmentato per andare a coprire i residui di blu e di viola sotto la cat crease. Però ci sta un po', dai. Dirvi che non avrei mai fatto questo trucco è veramente poco. Sfumo un altro po' di blu ai lati per rendere il tutto smooth. Anche se vi giuro che è l'ultima parola che mi viene in mente se penso a questo make up. Questo è proprio un uscire dalla propria comfort zone. Vi sfido a fare questa challenge e a uscire dai vostri schemi, perché sicuramente io non avrei mai fatto una cosa del genere in tutta la mia vita. Almeno non di mia spontanea volontà. Io direi che è arrivato il momento dell'eyeliner. Ora inizio ad avere paura. Speriamo più che altro di avere un eyeliner del colore che mi uscirà. Questo era il bianco sporco lilla della nostra palpebra. Andiamo a vedere un po'. Verde! Beh, non lo so, peggio di così la vedo difficile. Cioè, non lo so, probabilmente il colore che odio di più al mondo. Vabbè, andiamo a fare questo eyeliner verde e barerò un po', perché userò questo verde qui, che è un verde un po' più acceso, più neon, ed è il verde che sa di pesce del kit di Anastasia Beverly Hills. Quindi andiamo a bagnare il pennellino e facciamo questa riga d'eyeliner verde, che poi forse a questo punto sarà la cosa o che salverà il makeup o che lo peggiorerà al 100%. Già partiamo male, eh? Ci vuole sempre molta concentrazione in questo passaggio. Beh, devo dirvi che in realtà poteva andarmi sicuramente peggio. Ora sentirete tantissimo trapanare, raga. Vi prometto che questa angoscia finirà presto. Io purtroppo qui a casa non posso farci niente. Speriamo che mi venga decente la linea anche di qua. Non è proprio facilissimo fare una linea d'eyeliner con questo prodotto qui di Anastasia, e lo sto testando molto nell'ultimo periodo. Ancora devo capire se sono soddisfatta o meno del mio acquisto, cioè sono un po' confusa. Sicuramente il colore è bellissimo e super particolare. Non è proprio il verde che ci aveva suggerito di usare il generatore di colori, ma va bene così. Scommetto che ce lo perdonerà lo stesso. In tutto ciò, io calcolate che tipo il giallo ancora non l'ho mai usato. Sempre usato sto verde per un motivo o per un altro. Che poi stavo ragionando, cioè, la sfortuna non mi è ancora mai capitato il rosa. Speriamo che mi capiti per il blush, sia mai una botta di fortuna. Ma se mi capita tipo il blush bianco, come la gestisco? Cioè, come...
Vabbè, non ci facciamo la testa prima del dovuto. Qui l'eyeliner è praticamente fatto, così possiamo passare alla mia parte preferita del trucco, in questo caso le ciglia finte, su cui il generatore non ha potere, cioè le ciglia finte sono quelle, o le metti così o le metti così, non ho assolutamente intenzione di colorarle. Comunque dai, è un po' alieno, un po' futuristico questo trucco. Vi dirò che poteva andarmi... No, non vi dirò che poteva andarmi peggio, perché sia mai che succede davvero. Quindi finalmente mettiamo queste sante, beate ciglia finte e vado a fare la base. Con base intendo cipria, fondotinta, correttore, tutto il resto lo sceglierà il random generator, ma non ho dei colori adatti per poter fare il fondotinta, che ne so, rosso, eccetera eccetera. Non ho queste cose in casa in questo momento, quindi farò una base normale, tanto diciamo che a livello di extra potrà andare solo peggio. Io ho appena finito di fare una base super veloce e anche super super naturale, tanto come potrete immaginare dovrò struccarmi, quindi possiamo passare alla terra, quindi il contour. Di che colore andremo a fare questo contour? Vi chiedo anche scusa per questa scelta di non aver acceso le ring light, perché io lo vedo che diventa tutto più cupo, più grigio. Non è ottobre, è primo giugno oggi, che dobbiamo fare? Ma andiamo avanti, scopriamo un po' di che colore sarà questo contouring. Ti prego, fa che sia marrone. Ti prego, fa che sia marrone. Grigio! Fantastico, proprio grigio. Grigio topo. Non so nemmeno se ce l'ho un ombretto grigio. Dopo un'ardua ricerca ho trovato lui, l'ombretto grigio per eccellenza. Questa qui è una palette di Makeup Revolution che mi piace tantissimo. E andiamo a fare questo contour grigio. Vabbè, in realtà poteva andarmi decisamente peggio. Cioè, mi sono lamentata un po', ma sono stata anche abbastanza fortunata, perché poteva capitarmi qualsiasi altro colore. Io, essendo comunque così chiara, sì, sembro ufficialmente morta, ma sembro tipo un pesce. Avete presente quando tipo nel 2009 facevano i make-up da sirenetta o da pesce? E usciva fuori sempre una cosa tipo così. Se ora prendessi una calza a rete e facessi le squame, sarei proprio perfetta per un make-up pesce 2009. Io direi che può bastare, eh. Qui sembra molto più scura che di qua, ma è semplicemente perché la luce mi viene più da questo lato della finestra. Vado ad aggiungere un po', ma... è proprio la luce che si mangia via un po' di colore. Vi assicuro che sono un fantasma sia da un lato che dall'altro. Adesso passiamo al blush. Madonna, che paura, raga, non avete idea. Contour grigio e blush verde militare. Ma non vedo impedimenti a questa cosa, ma perché no? Un bel blush verde militare. Io lo sapevo che quando arrivavamo al viso diventava problematica la situazione, ma io un color verde militare adesso, no? Ma dove lo trovo? Tirato fuori 600 palette, non avete idea di com'è la mia scrivania in questo momento per cercare i colori. Andiamo di nuovo alla ricerca. Cioè, io sto facendo avanti, indietro, avanti, indietro. Infatti ho iniziato a girare alle 9 e si sono fatte le 10.06. Questo per farvi capire quanto ci ho messo per fare sta roba. Trovato anche il verde militare da questa palette di Kylie. Eccolo qua. Una scialda piccolissima. Ma posso? Posso star girando questo video? Bella, da pesce a rana di stagno è un attimo, eh. Lo so che vi avevo detto fate questa challenge per uscire dalla vostra comfort zone, ma io direi che a questo punto ci abbiamo ripensato tutti. A parte che mi ha fatto macchia qua. Vabbè, ma io ma ancora che mi ci impegno a fare questa cosa, ma seriamente, vabbè. Illuminante, allora senti, fammi uscire un colore chiaro almeno, così posso trovare un illuminante adeguato. Verde lime, vabbè, allora, eh. Allora, almeno ho questo, sempre dalla stessa palette, che quantomeno è metallizzato. Si chiama Time for Cake. Oh, adesso sì che questo è un bel illuminante verde. Cioè, oh, è impossibile che non mi sia mai capitato il rosa. Cioè, è impossibile. Andiamo avanti. Vediamo cosa devo mettere nella parte sotto dell'occhio. Ci siamo quasi, la tortura è quasi finita. Ora esce rosa, ne sono sicura.
No, di nuovo celeste. Stavolta un celeste più chiaro, quindi vado a prendere questo dalla palette di Morphe e lo vado a sfumare sotto l'occhio. Mi sento come se potessi interpretare un pesce alla ricerca di Nemo a teatro. Ho detto tutto. Vediamo ora il punto luce all'angolo interno dell'occhio, se me lo merito di farlo di un colore chiaro o se mi esce fuori nero, eh? Ci siamo? Giallo. Ok, giallo ci può stare, non sono eccessivamente delusa. Andrò a prendere questo giallo qui, che è quello che mi sembra ci assomigli un po' di più, che è un giallo spento. Un po' di senape non guasta mai. Madonna, raga. Secondo me mia madre prende un colpo, ora che mi vado a uscire dalla stanza di città, però non so se sei sicura che vada tutto bene. Matita all'interno dell'occhio, tanto vabbè raga, la cosa che mi preoccupa di meno. Viola. Incredibile, ma vero, non ho una matita di col colore, quindi ne metterò una viola normale. Un viola scuro, cerco di pressarlo poco, così più o meno viene fuori quella roba lì. Ma io non ho parole. Cioè, non vedo l'ora di mandare la foto ai miei amici per fargli vedere il mio fantastico look. Proverò a fargli uno scherzo e fargli credere che io sia soddisfatta di questa roba. Il gioco è bello quando dura poco, quindi... No, sto scherzando. Mi sono divertita tantissimo. Però è arrivato il momento delle labbra. Anche le labbra, spero di avere quello che mi chiede sto coso. Vediamo un po'. Ma basta! Ma me lo permettete di cambiare? Cioè, non è possibile che esce sempre verde. Io provo a cliccarne un altro. Ma sempre verde, raga, è destino. Tutte le shade di verde, viola, ma oh, marrone, verde, verde, viola. Cioè, vado avanti all'infinito, alla fine farò le labbra verdi, però per capire un attimo qual è il problema di questo generatore. Perché quando l'avevo provato a fare, mi uscivano anche tipo il fucsia, l'arancio, cioè... A questo punto, dato che ci siamo, divertiamoci, facciamo le labbra con... questo coso qui di Anastasia. Non ho ancora provato questi colori sulle labbra, quindi vediamo se è una cosa fattibile. Cioè, non ci posso credere, non mi è mai uscito rosso, rosa, arancio. Bah, vabbè. Iniziamo. E poi in tutto ciò io vi ricordo che questa cosa sa di pesce e io sono vegetariana. Sembra veramente di stare a contatto ravvicinato con il cibo dei miei gatti. Voglio piangere tutte le mie lacrime per questo make up che fa vomitare. Non ci posso credere di aver avuto il coraggio di fare questa challenge. Bella proprio, Deborah, non sei mai stata così bella in tutta la tua vita. Se questo è il primo video che vedi sul mio canale, mi rivolgo proprio a te, singola persona che stai vedendo questo video. Di solito non è così la situazione, eh? Cioè vai a vedere qualche altro mio video, di solito è meglio. Ma fai quanto mi fai denti gialli questo rossetto, madonna mia, ma non aprirò più la bocca, finirò il video così. No vabbè, mi sono divertita. Ditemi se vi è piaciuta questa cosa della luce naturale o se è stato un fail anche quello, perché io ormai, cioè, ok, no? Non so più come commentare questa situazione. In più ne approfitto per dirvi e questa è la situazione labbra. Io vi ringrazio davvero tantissimo per aver visto questo video fino alla fine. Se avete qualche altra challenge divertente da suggerirmi, non dimenticatevi di farlo giù nei commenti. I miei capelli oggi sono molto mossi, cioè li ho asciugati e basta, non li ho messi in piega. Sono super mossi, però hanno un mosso tipo a zig zag. Noi ci vediamo prestissimo qui sul canale con un nuovo video, una nuova challenge, insomma vediamo un po' quello che esce fuori. E vi aspetto sui miei altri social che trovate giù nell'info box. Ciao, No. Ufficialmente nel prossimo video mi vedrete di nuovo con le unghie, perché ho l'appuntamento da Nail Express, non vedo l'ora. E non so se già nel prossimo video o in quello dopo mi vedrete senza ricrescita. Tornerò finalmente a essere un umano senza ricrescita, ho preso appuntamento anche dal parrucchiere. Sarò molto contenta, io non vedo l'ora. Vabbè, adesso vi posso salutare davvero. Ciao!